Non è solo il racconto di un'odissea, ma anche un caso emblematico che rispecchia le inefficienze del sistema sanitario della regione Abruzzo. La vicenda è quella di un 54enne della provincia di Pescara, in coma ormai da un anno, costretto a una mobilità sanitaria passiva alla ricerca di un adeguato percorso riabilitativo che le ASL regionali non sono riuscite a garantire. A denunciare in conferenza stampa quello che viene definito come un caso di malasanità è Antonio Blasioli, consigliere regionale del PD e vicepresidente del Consiglio regionale, che si fa portavoce del disagio vissuto dalla famiglia del 54enne e in particolare dalla moglie dell'uomo, che pur chiedendo di restare anonima ha preso il coraggio di raccontare a tutti la sua disavventura. Si tratta di un signore che oggi ha 54 anni e che a giugno dell'anno scorso subisce un arresto cardiaco ed entra in coma. Qualche tempo alla rianimazione di Chieti, poi viene trasferito a Parma, dove c'è un centro di riabilitazione perché purtroppo in Abruzzo questa persona non riesce a trovare ospitalità. Tante rassicurazioni alla famiglia, la moglie e due figli, rassicurazioni che poi ci sarebbe stato un agevole rientro in Abruzzo, ma dopo due mesi, quando viene dimesso da Parma dove fa la riabilitazione, la persona è tuttora in coma. Purtroppo nessuno aiuta questa famiglia, la signora deve trovare ospitalità a Bolognano, presso il centro di Bolognano, ma qui a seguito di alcune infezioni è costretta a dicembre a ricoverarlo nuovamente al pronto soccorso di Pescara. Da qui questa persona viene parcheggiata, il termine è proprio il termine giusto, parcheggiata nel reparto infettivi che è nato nel Covid Hospital di Pescara, un reparto del tutto inappropriato per eseguire la riabilitazione, tant'è vero che questa persona per 5 mesi non subisce alcun trattamento di riabilitazione. Le uniche sedute di riabilitazione iniziano dal 4 maggio dopo le proteste della famiglia e adesso arriva ieri l'ennesimo trasferimento a Pesaro. Purtroppo ancora una volta l'Abruzzo non riesce a ospitare questi casi. È una storia in cui le famiglie alle prese con gravi patologie vengono lasciate sole. Questa signora ha avuto un grandissimo coraggio sia a seguire il marito sia a denunciare questo caso. Noi vorremmo che questa persona rientri quanto prima in Abruzzo, che possa trovare ospitalità in un centro di riabilitazione intensiva. Anzi, ci chiediamo per esempio come mai il centro del risveglio di riabilitazione dal coma di Popoli, che a dicembre 2022 ha avuto anche l'inaugurazione del ministro Schillaci, abbia soltanto 6 posti. È un centro che può ospitare questa persona. Perché non è ancora arrivato a 12 posti? Perché non lo ospitano? Non si tratta di un attacco ai medici, ha precisato Blasioli in conferenza stampa, ma alle inefficienze del sistema sanitario regionale a cui la politica dovrebbe trovare soluzione. Cosa può fare la politica in questo caso? Sicuramente riorganizzare meglio le cose, stare vicino alle famiglie, dare loro delle possibilità, seguirle quando sono in una situazione che possiamo definire veramente di abbandono come questa. Io non voglio entrare più di tanto nella questione dell'assessore Veri, che è stata contattata o meno. Chiedo che però la sanità abruzzese faccia la sua parte e che le famiglie come questa possano recuperare un pochino di fiducia nei confronti della nostra sanità.